Oggi apriremo insieme la Binder e la Poster Collection da Pokémon Scarlatto e Violetto 151. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Kane Universe. In questo video continueremo ad aprire i prodotti da Pokémon Scarlatto e Violetto 151. Negli scorsi video abbiamo già aperto l'Elite Trainer Box e due Booster Bundle. Nel caso abbiate perso i video, vi lascio il link nel box e descrizione giù in basso. Oggi invece continueremo con la Poster e la Binder Collection. Quindi iniziamo subito con la Poster Collection. Come al solito, nel retro del box troveremo la lista di tutto quello che c'è all'interno, in questo caso le tre carte promozionali olografiche di Charmander, Bulbasaur e Squirtle, tre bustine sempre dal set 151, un poster e ovviamente l'immancabile TCG Life Code. Le tre carte non sono niente di particolare, sono i tre starters a cui siamo abituati, belle illustrazioni ma insomma sembra un po' che abbiano voluto buttare qualche cosa in più per giustificare il prezzo della box. Il poster sì, è carino, ma non credo che lo appenderò mai, probabilmente lo lascerò conservato. Non ho spazio per aprirlo adesso, vi lascio l'immagine in video. Il poster è stampato da tutti quanti i due lati, da una parte troveremo le silhouette con tutti i primi 151 Pokémon, e che quindi va a riprendere il pattern di questa serie, e invece dall'altro lato troveremo le illustrazioni di tutte quante le carte di questo set. Qui in particolare andiamo a vedere queste tre carte promozionali che ovviamente non sono delle full holo, ma hanno semplicemente questa olografia differente nei bordi e queste finiscono direttamente in una sleeve e top loader. Apriamo queste tre bustine. Abbiamo un PG8, Magmar, Shellder, Bellsprout, Big Air Balloon, Primeape, Firo, Squirtle parallela, Victreebel parallela e un Ditto. E abbiamo anche un'energia di tipo acqua olografica. Probabilmente il pull di queste box non sarà un granché, in genere quando troviamo dei blisters ultimamente il pull rate è veramente basso, ma speriamo di essere smentiti. TCG Life Code, come al solito usate se volete. Rhydorn, Magikarp, Oddish, Persian, Mach, Daisy's Help, Venomoth parallela, Poliwag parallela e uno Zapdos EX non male. Anche se come al solito, come per tutti quanti i set recenti, sembra veramente che il pool sia lo stesso, nel senso è molto facile trovare 10 EX identiche e 0 delle altre 20 nel set, quindi non saprei se è un qualcosa di voluto. Sunshrew, Seal, Doduo, Tentacool, Nidorina, Raticate, Ericast Invitation, Porygon parallela, Dragonite parallela, molto molto carina, e un Charizard EX. Doppia rara, anche questa devo dire bella, ma probabilmente potrebbero disegnarmi Charizard anche con una penna Bic con gli occhi chiusi, che mi piacerebbe, purtroppo è un problema di bias. Quindi per questa box direi non male, considerando che c'era il poster, le promo e sì dai, possiamo accontentarci. Continuiamo invece con la Binder Collection, in questo caso abbiamo dentro semplicemente il binder, quindi il raccoglitore per le carte, e quattro bustine sempre da 151. Questo binder è perfetto per completare un master set per quanto riguarda 151, tuttavia se siete soliti a fare decorazioni, mettere gli art pack e qualsiasi altra modifica al vostro raccoglitore, in questo caso non sarà possibile perché sono veramente gli spazi contati, quindi c'entreranno semplicemente le carte di questa collezione. Il formato di questo binder non è ad anelli, però non mi fa comunque impazzire, nel senso preferisco sempre avere dei binder con la cerniera anziché con l'elastico, ma tuttavia essendo questo un set extra e speciale penso che utilizzerò questo binder per completare la collezione. Come vedete ha il pattern delle silhouette dei Pokémon, il logo 151
E questa copertina, diciamo, plasticosa è comunque carina, è un bello oggetto da tenere. E anche la qualità delle pagine sembra buona, le task sembrano resistenti, con niente da invidiare ai binder di Vault X, per esempio. Quindi diciamo che è una buona aggiunta, anche se non vorrei trovare altri binder nelle prossime collezioni, perché sì, niente, sono abituato con i Vault X, mi piace avere la mia collezione in ordine e quindi continuerò a comprare quelli. Partiamo con il primo pacchetto, troviamo subito uno Shelder, un Bellsprout, Orsi, Nidoran, Dragonair, Sidra, Kabuto, Cloyster parallela, Diglett parallela e un Dodrio. Nel mentre vi anticipo che nel prossimo video aprirò l'Ultra Premium Collection. Quindi iscrivetevi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, così da non perdere i nuovi video. Continuiamo lo spacchettamento e abbiamo un Drowsy con questa illustrazione davvero bella. Bulbasaur, Slowpoke, Growlithe, Erika's Invitation, Magneton, Nidoqueen parallela, Koffing parallela e un Charmeleon. E un Gyarados. Terza bustina. Farfetch'd, Elix Fossil, Slowpoke, Parasect, Cloyster, Giovanni's Charisma, Oddish parallela, Psyduck parallela e un Ninetales EX doppia rara. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di speciale con quest'ultimo pacchetto per oggi. Staryu, Charmander, Spearow, Rhydorn, Scyther, Charmeleon, Parasect, Mach, Voltorb, Starmie e l'energia di tipo acqua olografica. Insomma, diciamo che ci è andata molto meglio con la Poster Collection, ma tutto sommato non possiamo lamentarci perché c'era incluso il binder e il prezzo non era così elevato. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto e volete supportare il mio canale, lasciate un like, iscrivetevi e lasciate un commento nella sezione commenti giù in basso. Io sono Kane e noi ci vediamo al prossimo video.